Ste luci rosse? Sì, infatti. E a me hanno mandato. Se vi state chiedendo il perché io sia nella parabolica a Monza di notte, in tipo Blade Runner, bene, facciamo un passo indietro. È giovedì 24, io la candidatura ormai l'ho mandata 9 giorni fa, l'ho mandata il 15. Le candidature le hanno aperte il 14, mi pare, e cercando questi 1200 addetti alla viabilità, ovunque sia steward. Io l'ho mandata il 15, poi mi mandarono un questionario. Oggi alle 11:30 dovrei avere il colloquio virtuale su Zoom, e vediamo un po' come andrà. Io non saprei neanche che giorni dare. Beh, sicuramente darei sabato e domenica, quindi il 2 e il 3 settembre come disponibilità, intendo. Fede lo ha, il colloquio lo ha il 26. Mi ho mandato la candidatura, ho mandato un curriculum, ho fatto un questionario. Oggi ho questa specie di colloquio. La descrizione dell'email è proprio: trattasi di incontro virtuale per dati e informazioni utili per poter, in caso fosse interessato, partecipare alla selezione. Controllo accessi Monza di settembre. Insomma, speriamo. Cioè, perché di sé per sé non è un gran lavoro da fare. Cioè, addetti, controllo accessi, viabilità, non è che sia un gran lavoro. Poi c'è la possibilità anche di fare il facchino, però io la mia corporatura non è molto da facchino. Non è un gran lavoro, però è il contesto. Cioè, se è il Gran Premio di Monza, voglio sfidare chi è che va neanche nel dietro le quinte del Gran Premio di Monza. Ci vediamo dopo. Oggi è il 30, mercoledì. Per ora sia io sia Fede siamo in preassunzione. Non è una vera e propria assunzione, però non capiamo bene quando è che verremo presi. Se ci rispondo dopo partire domani, perché noi il lavoro lo inizieremo venerdì. Facciamo venerdì, sabato, domenica, quindi 1, 2, 3. E siccome il lavoro inizierebbe alle 6, o partiamo domani, o partiamo domani. Il turno è 6:12, però dobbiamo essere lì un'ora prima, quindi alle 5. Anche uno lì è difficile. Ora vado a spedire un pacco. Attenzione al codice a barre del tuo pacco, poi dici nuovamente. Ok, si è aperto. Una roba qui c'entra al millimetro. Allora, spedizione mandata, messa nel locker. Ora torniamo a casa e guardiamo meglio questo fatto di Monza. Vabbè, vediamo un po'. Errore mio. Ho firmato dei fogli il 28, quindi 2 giorni fa, tra i quali c'era anche il contratto, e ho letto adesso il contratto, quindi niente, si parte. Thank you.
Vai, grazie. Ciao, ciao. 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 Alle 6 e un quarto ho preso il bacio. Le prime tre gare della Ferrari. Questa è roba. Comunque lì sta sputtando il sole alle quasi 6 e mezza. Questo va. Così nervoso. Ma che perché c'è dei batti, però fa vedere se ci sta. Ma che a terra? Sì, che culo là, eh. Fede. Primo speck formaggio e funghi. L'altro prosciutto cotto scamorza maionese. Meglio. No, davvero, security, no armi. Oh. Noi siamo qui. Qua, che è dalla 10 alla 13, interna alla curva. E la gente dovrebbe arrivare, sai, sono manca 5 alle 8, quindi la gente dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Comunque per ora non c'è nessuno, il tempo sembra stare... Secondo te il tempo regge? Sì. 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 A una decina di ore poi viene più. Un quarto alle 9 inizia ad arrivare un po' di gente. Poca. Niente. Nulla. Niente. Tolto. Via, ma buongiorno, ha lasciato via roba, ma sì, roba sua, cioè per vedere il bambino. Lui fa, ma la G dov'è? E io, guardi, la G è questa qui, è la prima fila qui. Fa, ah, va bene, 17, è andato a cercare 17 e si è messo alla B. Aspettiamo, adesso ci dovrebbero essere le prove libere della Formula 3. Alla fine Fede è andato da solo, cioè è stato spostato, non so dove, non so neanche dove sia andato. In effetti nel programma avevano scritto corsa delle auto sporche. Guardando passare anche quelle vecchie, parlo di 40, anche 50 anni fa, si vede proprio anche l'evoluzione giusto nelle macchine, da avere le routine più strettissime ad avere anche un alettone in più davanti o due ruote in più. La Formula 1 durante la sua storia ha avuto un'evoluzione incredibile. Non so se esiste uno sport che ha avuto una tale evoluzione quanto la Formula 1. Poi prima c'erano meno modifiche anche a livello aerodinamico, cioè prima era tutto motore, cioè sono proprio più emozionanti come motore, proprio come macchina, ti fa sentire proprio il brivido di andare veloce, del fatto che se sbagli una cosa vai contro il muro. Poi per chiudere il discorso, adesso ci sono troppe cose che vanno a influire sulla performance del pilota. Prima era il pilota e basta. Sì, il motore poteva essere una minima cosa che andava a influire magari sulla gara, però prima non lo sapevi guidare, lo sapevi guidare. F2 adesso, cioè Formula 2. Ma
l'F2 hanno una specie di colpo difficile quasi. Formula 1 adesso. Se per avere ben discorso prima, cioè, non voglio dire che la Formula 1 adesso è brutta, per amor del cielo, adesso che alzano e vengono comunque brividi. Però è proprio diversa rispetto a prima. Più che Formula 1, proprio anche la gestione della Formula 1 è cambiata. Quindi è proprio cambiata anche l'ideologia, anche quando, oggi nel 2017-2018, quando la Formula 1 ha deciso di avere anche un profilo social, curare anche l'aspetto sui social network, lì è cambiato un po' tutto. È diventata molto più family friendly, è diventata molto più, come dire, quasi accessibile a tutti, dalla visione, naturalmente, non la guida. Bella anche la performance per l'ennesima volta di Sestoni MP Motorsport che si è girato. Siamo dovuti scappare, se no ci facevano fare gli straordinari che non erano stati programmati e non riusciamo poi a tornare a casa poi in tempo col treno e tutto. Perché non è ma sì, torniamo a casa con quattro. La macchina è Clafford. Sì, quella è là. Tramonta a quest'ora, alba e tramonto, essendo sempre svegli. Andiamo al Aramecchi. Sì. Oh, oddio. Sei duro, ma è comodo. Bellissimo, va la gussa. Prendalo fino ad andare. Grazie mille. D'accordo, perché ha fatto fumo e puzzi di bruciato. E poi ha fatto pss, cioè. Non è che puzzi di bruciato, lo senti male perché. Ah, vabbè, questi qui me ne ero. Te ne accorgi. Però sulle hard non andiamo, quindi domani è dura.
prestazioni per un film di Hollywood, perché non ci pagano anche per questo? Siamo comparse noi. Questo è tutto il posto di non si aspettavano di vedere le sentire anche in partenza che fa una fonda per l'aria per l'altra. Successo quello che non doveva succedere. Esatto, è un problema. Ma dove è rimasto? È rimasto lì. Non si vede? Sì, ma no. Questo qua è l'unico modo per vedere una Formula 1 piano e vederla bene. Scendere in sequenza, le luci rosse, motore massimo e pronti per il via con Sainz sulla destra. Addirittura partiti, vedremo quando andrà a finire, ma ho già una brutta previsione. Siamo stanchi, per favore, non farmi fare anche i conti. Considerazioni. Io un'idea me la sono fatta. Fatelo per l'esperienza. E basta. E basta, perché se vi va bene vi mettono direttamente in pista sul circuito e quindi guardate il Gran Premio e vi pagano. Se invece però tipo vi ritrovate nelle zone interne, nei parcheggi, non conviene. Non conviene dal punto di vista mentale. Ne ho bevuto culo perché comunque si era una buona zona parabolica. Mm-hmm. E abbiamo anche la strategia di rimanere sempre soli, non ci potevano spostare troppo. Tranne per me è l'ultima cosa che mi hanno messo a neanche gestire il traffico. Io ero lì a vedere, a controllare che la gente, quando finita la gara, non passasse di lì. Penso che a questo punto sia iniziato l'invasione, cioè non iniziata, però sta finendo. Cioè io dovevo controllare, cioè, che se avessero un tipo di passo, un qualsiasi passo e basta, quindi neanche dirigere le macchine. Sì, qualche macchina è passata, cioè lì uno magari sta lì perché passa per personaggi famosi, passano delle belle macchine. Certo che sì, se poi vi mettono in un parcheggio fin dalla mattina alle 6 o in qualsiasi altro cancello per controllare, quello è un martirio. E poi soprattutto perdi la voce, ma non sai come, perché non urli. Anche lo sbalzo termico, secondo me, perché noi arriviamo lì con la felpa e con i brividi. Io perlomeno stamattina ho preso tanto freddo. Sì, stamattina io mi sono tolto la felpa, erano le 10. Sì, poi arrivano le 10 che... Sole, infatti ti arriva. Si nota. Consiglio poi vivamente di andare a letto. Io concluderei questo fatto con il nostro trofeo. Allora, la storia è successa questa: nel momento in cui passavano le Porsche, una Porsche ha lasciato questo pezzo in mezzo alla pista e i nostri amici, che ormai erano i nostri amici, offrivano un caffè, Coca-Cola. Quelle però, le Coca-Cola erano... Vabbè. Che poi faceva ridere perché arrivavano lì e ci un po' tutti indispettiti. Volevano, volete una Coca-Cola fresca? Sì, magari sì. Sì. E poi subito dopo, comunque ci sono due miei amici che... sono già nel prato, però se ci fosse posto... Insomma, ci siamo fatti amici e gli avevo chiesto se ce lo poteva lasciare lì, se non glielo richiedevano. Perché capaci che magari la scuderia lo rivoleva indietro. Qualche strano motivo. Mm-hmm. Poi Edoardo l'hanno spostato. C'è stata l'invasione di pista. Evidentemente le persone che portavano via anche la ghiaia, sì. Io ho visto persone baciare l'erba. Però niente, le persone non erano indispettite per questo pezzo di amianto. Però non mi sembra. È alluminio. Ma sei sicuro sia alluminio? Sì, è leggerissimo, è metallico. È un vassoio per pizzette da festa. Quindi l'ho messo nello zaino. Basta. Ci vado a letto.